Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Nella riunione del G20 a Osaka, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha stupito i suoi interlocutori, la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron, dicendo che il Brasile è oggetto di una psicosi ambientalista. Psicosi ambientalista è il titolo di un libro di Bertrand de Orléans e Braganza, che è un esponente della famiglia imperiale brasiliana ed è anche un membro storico della TFP, l'Associazione Tradizione Famiglia Proprietà. Ebbene, in questo libro, Psicosi ambientalista, l'autore smonta uno ad uno i vari miti propagandistici creati dall'ecologismo, come per esempio quello della Amazzonia, polmone verde del mondo. Tutti siamo convinti che la foresta amazzonica sia il polmone verde del mondo, mentre l'Amazzonia non genera neanche una molecola di ossigeno. Infatti, quando una foresta raggiunge la maturità, accumula una grande quantità di materiale in decomposizione sul suolo, perciò tutto l'ossigeno prodotto durante il giorno con la fotosintesi viene consumato la notte con i processi di putrefazione e il risultato netto finale è zero. Il vero polmone verde del mondo non è l'Amazzonia, sono gli oceani. Ecco, questo ed altri luoghi comuni sono smontati dal libro Psicosi ambientalista citato dal presidente Bolsonaro, il quale giustamente rifiuta i tentativi della sinistra internazionale di imporre la propria ideologia servendosi del mito dell'Amazzonia. La psicosi è una anomalia psichica, è una visione distorta della realtà. E l'ambientalismo diventa una psicosi ossessiva quando pretende di imporre il rovesciamento dei rapporti tra l'uomo e la natura. Non è l'uomo a regnare sulla natura, ma è la natura a dover regnare sull'uomo. Ma in Italia e in Europa conosciamo un altro tipo di perdita della realtà, quella che potremmo definire la psicosi immigrazionista. Anche l'immigrazionismo è una forma di psicosi, di disturbo mentale che in questo caso porta a odiare noi stessi. Non è l'immigrato che deve integrarsi nella nostra civiltà, siamo noi che dobbiamo rinunciare ai nostri valori per sostituire la nostra cultura cristiana e occidentale con una nuova cultura ibrida, meticcia. È un complesso, è una psicosi perché ci si vergogna di se stessi, delle proprie radici, della propria cultura e si ritiene che gli altri siano meglio di noi, soprattutto quando vengono da lontano, quando sono estranei alla nostra civiltà. La psicosi individuale può portare al suicidio, quella collettiva porta al suicidio delle nazioni. E noi abbiamo bisogno di guarire dalla psicosi immigrazionista e dalla psicosi ambientalista, di ristabilire l'equilibrio nel rapporto con la natura e con il nostro prossimo, vicino e lontano, stabilendo le giuste gerarchie. Secondo gli ultimi dati dell'Istat, la popolazione italiana per la prima volta negli ultimi 90 anni è in una fase di declino demografico. Siamo scesi a 55 milioni, con una perdita di italiani pari alla scomparsa di una grande città come Palermo, che ne conta 677.000. Ecco, sono cifre impressionanti. Noi siamo sempre di meno e gli immigrati sono sempre di più. Siamo di meno perché non crediamo nel nostro futuro, non crediamo in noi stessi, alimentiamo complessi e psicosi da cui dobbiamo liberarci. Per questo dobbiamo fare uno sforzo per credere in noi stessi. E per credere in noi stessi dobbiamo sapere da dove veniamo e dove andiamo. Noi non ci siamo fatti da soli. Ci ha fatti Dio, che per noi si è incarnato, è morto ed è risorto.
Dio è la nostra prima causa e il nostro ultimo fine, è la nostra forza, è la fonte della nostra vita ed è la fonte del futuro della nostra civiltà. Con Lui e in Lui tutto è possibile: vincere le psicosi, ritrovare la pace e l'equilibrio interiore, ricostruire la società. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.